Questo breve messaggio, come consuetudine, è rivolto a tutti coloro che parteciperanno alla giornata italiana della statistica. È ormai la quarta edizione, assieme all'Istat, organizziamo questo evento che è articolato in una manifestazione qua a Roma presso l'Istat, e una costellazione di manifestazioni non minori di importanza e come visibilità presso le sedi territoriali assieme a docenti universitari e altri responsabili di uffici statistica che vogliano partecipare. L'obiettivo di queste giornate per noi è quello di diffondere la cultura statistica, l'idea e le idee del metodo statistico, diffondere l'idea che esista spazio ed esista interesse per una disciplina come la statistica anche dal punto di vista della professione. Oltre a dare molto, a creare cittadini consapevoli, la statistica può essere un'ottima opportunità per crescere anche professionalmente. È per questo motivo che durante questa giornata noi ci teniamo molto a premiare coloro che partecipano alle nostre iniziative, come le Olimpiadi di Statistica, o come varie, diciamo, gare, contest che vengono organizzate già nelle scuole medie inferiori o nelle scuole elementari, nelle scuole superiori, per far conoscere dall'inizio, fin da giovani, quello che può essere il rilievo della statistica. Dicevo prima, l'importanza della statistica come professione. Chi volesse divertirsi può andare, per esempio, sul sito del Wall Street Journal, dove ogni anno si divertono a individuare quali sono le professioni e quali sono i mestieri più interessanti, più in crescita, che più hanno prospettive. Beh, non è, per noi motivo di orgoglio dire che questo è il quarto anno in cui la statistica è collocata costantemente fra i primi posti, lo statistico come mestiere. Quindi è un modo per, diciamo, invogliare a studiare statistica e capire che la statistica può essere una parte importante anche della nostra vita. Da questo punto di vista, quest'anno il tema che è collegato alle manifestazioni che appartengono alla giornata italiana, è un tema particolarmente interessante, è legato all'integrazione dei dati e al loro uso per la valutazione di politiche sul territorio. Quindi, come vi dicevo, si svolgono manifestazioni presso le sedi territoriali ove questi temi sono importanti. Quando dico integrazione dei dati vuol dire che non dobbiamo pensare che il dato che noi utilizziamo di volta in volta, statistico, sia semplicemente quello che raccogliamo in occasione di indagini o di censimenti. Ma esiste tutto un insieme di dati che vengono raccolti e che possono essere integrati per poter essere impiegati al meglio per le decisioni che vengono prese in qualsiasi ambito, in qualsiasi disciplina. Bene, questo è un esempio di come vogliamo dare in questa giornata l'esempio di come questo tipo di problematica, utilizzare in modo migliore i dati di cui disponiamo, possa essere utilizzata proprio al fine di migliorare le nostre decisioni a livello territoriale. Detto questo, io non porrei altro tempo e porgo quindi l'augurio di buona giornata della statistica a tutti coloro che me ne prenderanno parte.